Mercato Liberi Cittadini di Certosa, accanto ai commercianti, oggi qui per queste nuove chiusure di via Walter Fillac. Qual è la situazione nella delegazione? Ma siamo di nuovo ritornati, anche se provvisoriamente non è paragonabile, però a quei giorni in cui le strade erano chiuse. Sì che abbiamo via Perlasca e via 30 giugno aperte oggi, però se succede un incidente siamo di nuovo bloccati. Per raggiungere San Pier d'Arena dobbiamo riprendere la metropolitana, scendere a Di Negro, prendere l'1 al 20 per andare magari a 50 metri di qua. Certo. Ecco, e questo è di nuovo una cosa delirante. Poi noi come comitato siamo a fianco dei commercianti perché ultimamente, dopo il crollo, dopo quello che hanno subito, se ci è messo anche il virus, stavano più o meno ritornando un attimino a sollevare la testa, questa chiusura gliela di nuovo tagliata. Anche perché con le code in autostrada tanta gente si riversa nelle strade cittadine, quindi questo rende ancora più complicata la vita di chi abita a Certosa. Sì, anche questo che non capiamo, proprio in questo momento in cui le autostrade sono intasate, le vie, quelle, le statali, le comunali sono intasate lo stesso, perché uscendo dall'autostrada si riversano su queste strade, tu mi chiudi una via principale come può essere via Walter Fillac, che il traffico ne risente.